Percorsi di legalità che passano anche attraverso la conoscenza delle realtà istituzionali ed un rapporto diretto con le strutture che lavorano con i giovani. Al Comune di Napoli è stata accolta questa mattina una delegazione spontanea dell'Istituto Penale Minorile di Airola, con cui già in passato si erano stretti rapporti di collaborazione grazie ad iniziative comuni che hanno coinvolto sia l'ente sia le attività intraprese dalle vittime innocenti della criminalità. Il carcere minorile di Airola poi è un carcere dell'internato napoletano che ospita per la maggior parte ragazzi che provengono da Secondigliano, da Scampia e da altri paesi del circondario di Napoli. Questo percorso di legalità che abbiamo fatto stamattina consiste praticamente nel far toccare con mano ai ragazzi minorenni detenuti, che cos'è la casa comunale, che senso ha nella vita di tutti i giorni, sulla vita e sul percorso, diciamo, esistenziale dei cittadini. I ragazzi hanno l'opportunità di constatare con mano cosa fa un assessorato, di cosa si occupa il comune, di essere protagonisti anche del lavoro che si svolge sulle loro città, nei loro comuni. Esperienze come queste dicono che la ricerca del maggiore coinvolgimento possibile di questi ragazzi deve passare necessariamente attraverso una motivazione particolarmente forte, cosa che avviene soprattutto se i percorsi di inclusione incontrano interessi ed attitudini magari sopiti perché non adeguatamente valorizzati. E in questa città è vero, cioè, se non 4-5 modi diversi di essere giovani, dipende molto dal quartiere nel quale nasci, i contesti di appartenenza e di provenienza. Un obiettivo è quello di creare un'osmosi, ragionando su quelli che sono i bisogni, i disagi, le paure, i sogni e le passioni, che sono trasversali, sono le stesse. Vuoi che tu sei nato a Scampia, vuoi che tu sia nato al Vomero, a Rione Traiano o a Chiaia. E quindi oggi incontrare i ragazzi, anche se detenuti, vuol dire ribadire il loro diritto a quando sconteranno la loro pena, non essere degli ex detenuti, ma essere dei futuri cittadini, come tutti i ragazzi che sono nelle scuole devono essere dei futuri cittadini. E il lavoro di questo assessorato è rivolto a fare in modo che ci siano le condizioni di partenza, le possibilità di fruizione della cultura, di accesso alle risorse per tutti, per essere dei cittadini responsabili.